benvenuti. Oggi siamo qui per preparare una torta con cioccolato, ricotta, mandorle per caramellate. Possiamo cominciare preparando la base. Se vi occorre mettete un po' di latte, piano piano, perché altrimenti rischiamo di metterne troppo e l'impasto risulterebbe troppo appiccicoso. Ok, adesso quando abbiamo la nostra pallina di frolla pronta, noi la mettiamo da parte perché questo impasto dovrà riposare coperto per 40 minuti. Va bene anche un tovagliolino di carta. Mettiamo la ricotta e iniziamo a frullarla da sola. Deve essere bella frullata e bella cremosa. Facciamo un po' di rumore. Io di solito queste ricette le preparo la notte e ci sono i vicini che spero che non mi insultino mentre io faccio tutti questi rumori. E quindi la nostra crema per il ripieno è pronta. Una volta che abbiamo tolto le parti che non ci servono, le tagliamo a spicchi di qualche millimetro. Pere pronte, andiamo a frullarle. Questo tipo di impasto abbiamo messo il lievito, quindi un pochino si alzerà in forno. Se noi lo lasciamo troppo spesso quando lo stendiamo sulla teglia, poi magari risulterà un po' troppo alto. Mettiamo sul fondo un disco di carta forno e lo riempiamo o con dei pesetti apposta per questo tipo di cottura, oppure con dei legumi secchi. O se non avevo in casa, non avevo legumi secchi tanto tempo fa quando ho fatto la prima cottura in bianco, e allora ho usato del riso. Il riso poi ovviamente lo mettete in un barattolino come ho fatto io e lo utilizzate solo per questo tipo di preparazioni, non ci fate un risotto. Ok, pronta. Andiamo a tagliuzzare le mandorle che metteremo sopra la crostata. La nostra base è cotta, abbiamo lasciato che si raffreddasse per bene. Prendiamo un piatto a portata dove mettere la nostra torta. Adesso passiamo a farcire la nostra torta. Ecco qua, la nostra torta, cioccolato, ricotta, mandorle, pere caramellate, è pronta.